Presidente, lei oggi ha accolto l'invito del capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli, del consigliere Fiorilli, essere presente qui dove si stanno completando questi lavori dell'ATER nelle case Gescal. Ci sono dei chiarimenti, insomma, che i residenti chiedono, e lei oggi è venuto qui proprio per dare questi chiarimenti, per spiegare questi lavori come stanno andando avanti. Allora, innanzitutto ringrazio per la presenza. Niente, io sono venuto perché, anche per spiegare un po' agli abitanti di questo quartiere, questi sono fondi regionali e dello Stato, circa 1.370.000 euro. Stiamo facendo i lavori che riguardano mettere in sicurezza alcune palazzine, rifacimento facciate, rifacimento balconi deteriorati, tetti e tutto questo che comporta la parte esterna. Certamente su alcune palazzine non siamo solo proprietari noi ATER, ma ci sono anche dei proprietari che le hanno riscattate, quindi in quel caso noi, per fare per esempio la facciata, dobbiamo avere l'avallo anche dei proprietari, che devono mettere la quota. Quindi se in qualche palazzina qualche proprietario non mette la quota, ci infice pure la tinteggiatura da parte nostra. Questo per esempio è un problema che purtroppo non possiamo risolvere noi. Fino adesso ciò non è successo, quindi stiamo andando avanti con questi lavori, e sono lavori che sono previsti dai finanziamenti, quindi noi non possiamo fare opere diverse da quello che è il finanziamento. Quindi se poi c'è qualche altra opera che non è prevista, dovremmo utilizzare ulteriori fondi che non sono questi. Quindi quello che voglio dire a questi cittadini è che l'impegno nostro è massimo, noi su Pescara stiamo investendo molto. L'avevamo promesso ai cittadini che ci sarebbe stato un secondo incontro, quello diciamo risolutivo, con i vertici dell'ATER, ma Mario non lo scopriamo oggi, il presidente Lattanzio, è da sempre un mio amico, è da sempre disponibile con i cittadini e con le istituzioni, per cui lo voglio ringraziare pubblicamente insieme ai tecnici dell'ATER che questa mattina sono intervenuti, perché noi non siamo i politici da spot che usano le televisioni per farsi soltanto pubblicità di carattere politico, noi siamo i politici che invece le cose le affrontiamo e le risolviamo con chi di dovere, in questo caso con le istituzioni ATER.